tappa nuova, che nelle altre cinque non abbiamo mai preso in considerazione questa tomba. Tomba, famiglie Paglieri e Raspi, sicuramente non vi diranno niente. Ma i Paglieri e Raspi erano tipografi ed erano i proprietari della tipografia dove veniva stampato un bisettimanale, era bisettimanale, vero Stefano? Sì. Molto molto importante, che era Il Cittadino. Il Cittadino nasce in realtà nel 1850 con un nome diverso, L'Operaio. Il primo numero esce nel 1851, si chiamerà Operaio per due anni, nel 51 e nel 52, per poi cambiare nome nel Cittadino. Si chiamerà Cittadino fino al 1935, perché con la nascita della provincia poi cambierà nome, verrà chiamato la provincia, proprio per questo che successivamente la nuova provincia che è nata, non è nata la nuova provincia, nel 1953, si chiamerà la nuova provincia, forse per distinguersi dalla precedente, per poi, durante il 43, chiamarsi Lastiga.